Per il 29esimo Vediamo mese, adesso intanto. grazie. Non Oh, credo ci siano Marco, problemi con i attenzione. server proprio di Steam. Sì, proprio Steam in Sì, nel generale. caso parliamo, cosa facciamo? Non lo Ma so. io non voglio parlare, non voglio Non proferire voglio parlare, parola voglio questa giocare sera, io eh. oggi. Nel caso rimetto il tipitipitero e ci metto un No, attimo. Marco, Ah, vabbè, parliamo. scusate. Vabbè, moro, Che capisco. emozioni. A me sta facendo l'aggiornamento di Golf with Your Friends. L'aggiornamento. Ma io allora, un giga era, eh? L'avete Un fatto? giga. Era un Sì, giga. fatto. Non ci No, c'è un sto a problema. 980, tipo. Mazza, allora ci stai C'è un andando problema proprio grave, il pazzesco. credit rumor non funziona. Come? Quindi? Questo è Non va un proprio il problema tasto, vero grosso. non va proprio il tasto. Ci sono i saldi di Steam, perciò Ma Steam me l'ha dato dietro down. la stanza. Preparatevi Sì, ma ogni non te la fine fa mese creare. a fine, fino a fine. Ma com'è la stanza? Non apre la tua. No, non è quello di Futurama, quello nel quadro di Che Esprit. passo È un ometto. piccolo pirla. Bravo. Ma non l'hai creata allora? Sì, l'ho fatta a caso Deficiente. prima, l'ho fatta senza niente, senza password No, per vedere se anche a me me l'ha andava. creata Perché mi hai tranqui. linkato il mio stesso canale, Budi? Ah, perché lo devo mettere sul mio gruppo, non sul Tra l'altro, mio Budi. progetto personale di niente. Che pirletta, guarda. Veramente bravo, eh. Tra l'altro, Budi oggi farà una live completamente nudo, mi dicevi, no? Sì, Vero? sì. Come No, mai questa solo scelta? ho un calzino, mi andava. Ho Dove offerto ce il l'hai piede questo sinistro. calzino? Esatto, Posso dove ce chiedere? No, No, al vedi. piede, al piede, al Funziona piede. la Al stanza. pene, Ha detto al sinistro, pene, al chiaramente. Al pene. Al pene pene, sinistro. al pene sinistro. Moro, stasera hai la pinna più alzata del solito, ma perché è indurito oggi? Un po' Perché se brutto. sto così sono pelato. Aspetta, non È mi fa vero. entrare, aspetta un attimo. Devo entrare. Ma Non ancora devi farlo. mancano Tanto 4 dopo mi minuti. Ci distendo così. Comunque c'ho la pinna. sono i saldi di Halloween, vediamo cosa c'è di Cos'è? Sono un saldo. cornuto. Spero Insomma, le chat di di no, Twitch moro. sono Mi dà Cosa codice c'hai? errore meno No, ci sono ancora, 118. ci sono. Ancora, mi sono fatto 118. accettare dei sub. E io. Amici, non va Steam a me. Eh sì, Steam è un po' Buona sigla, filato. cioè, chiamo la live, però che cazzo facciamo a fare? Vai, posto, via. Vado a farmi i cazzi miei. Ciao. Stamattina Vado abbiamo a avuto cazzarmi il il culo. tutorial lungo, come il mio fallo. Non so, Stasera è interrotto. Io intanto bevo dalla mia boccia. Io mi sono Dei fatto una fix tisana al io. finocchio, Moro, la vuoi? La vuoi? Buona. Con la mia tazza, Io non la mia esco. famosa tazza con l'ippopotamo che ha la faccia e poi dietro c'è il chiulo. Bravissimo, E ce l'ho Marco. dalla prima Prova a elementare, invitarmi, seconda Ascolti. elementare, penso. Ma Basta che aspetta riesco a che ci dà la io ho chat la comunque. tisana, finocchio, liquirizia e menta. Questo è Bellissimo. solo finocchio Wow. e menta. Queste sono È quella finocchio. dei Non sei sul golf, però. vecchi. No, ti ho detto che mancano 4 minuti, anzi 3 all'inizio della live. Ho capito Siamo che nel diciamo che pre-show. funziona però intanto, No, non ti lo funziona. guardi tu se funziona. Ma non ti funziona a te? Eh beh, non E beh, giochiamo. che cosa? Che problema c'è, Spirito? Non Tutto capisco. imbecille. Ma tu sei una schifezza. Ah, ma Beh, non fai joinare la partita. Quindi. sì, poi sono te dietro, non lo dire. Non so, c'hai dentro qualcun altro? Ti moro. Va bene, vale. Io Ma sono ci morto io, sono dentro. probabilmente. Vabbè, Vabbè, come prova si chiama la a entrare in stanza? discussione. La stanza non te lo dico No, come perché si se chiama. funzionava fate voi, Vediamo un tranquillamente. po' se entra. Buona sega, Darkmark. Ma però è strano. Ovviamente si intende l'utensile. Ovviamente. Dottor Grazie, struttura. House, grazie mille. 28 mesi. 28 come il numero di Come Gezar? mesi? Di Booty? No, 28, non lo Era so. 29 Chi era un comunque. calciatore? Ah, hai provato a fare Calciatore con la comunque. password, Lizard? Io sto cercando di Non lo capire so se quale sia, entra. quindi. Scrivilo. Password è A me non è questa. entrato Esprit Questa è la comunque. password. Ma che password delle palle ogni Esprit, mi volta. rinviti perché non mi è entrato. Vedi, neanche a me. Mi Beh, funziona la dobbiamo sega oggi. cercarla in caso. La stanza la trovate facile, si chiama Budi culo. Sono entrato. È vero. E A sto niente, a punto me non. spostiamoci. Grazie, leccapini. Leccapinis? Che Cercando schifo, la Lizard. leccapini. Devo la Il pancia. problema Un mese su è Steam comunque, da una settimana almeno. che. Eh? Una Sì, cosa. un mese su Steam da una settimana, Budi. Come è possibile? Ma non è possibile. Budi, stai Ma giocando scrive la solo a quel fascia giochino. Come si chiama quella disgrazia che stai giocando scritto. adesso? Esto. Che sto No! giocando? Che ti Esto, picchi con i come pupazzi? Come si chiama? dice? Dai, che ti ho visto la TFT? live! Teppen! TFT? Teppen è un altro Teppen! gioco di Ah, carte. Teppen! Teppen ci pagano più di soldi per Allora te le do io giocare. per smettere. Va No, bene, si ci può. sto. Va Ti bene. sono online su Steam da Non è me. vero, carino come gioco, carino come Mi hai chiamato account, Budi? Non me l'hai detto? No. Allora. Comunque sto entrando. Ah, è Eccolo lì, entrato. Budi. Dello stesso colore di Moro perché ci copia qualsiasi cosa, sto ragazzo. Guarda, veramente È imbarazzante. incredibile, E eh? quindi. Pensate che addirittura Ah, mi sa si che chiama quello Lorenzo deve avere adesso, problemi io Budi. perché non mi fa Sì. proprio neanche vedere le partite. Bagnano anche mi chiamano. Cosa? Non mi fa neanche vedere le Prova a partite, rinviare quindi. Steam intanto. Fatti, mi sa. E qualcuno può. Ci sta a centrare dei sub, se non riesco io.
faccio MC Mark. La password. Non la vedo. Grazie MC io. Mark. Non un saluto entra. A tutta la gang, dice. Grazie. Aspetta, entra te. Come si fa? Sì, facciamo oggi. Sei Spider-Man, Marco, eh? Spider-Man. Non così, però. Se fai così, Spider-Man del ghetto. Ti schiacci, ti tiri le ragnatele nel testo. No, non mi riconnetto più a Steam. Ma che mi importa essere connessi a Steam? Perché se non fa vedere le partite, quindi non ti fa giocare. Ma a noi funziona. Perché voi siete connessi a Steam. Vabbè, quindi io prendo il posto di Lieza in Item. Sì. Mi do l'Ivan e mi date i soldi. Ma chi è Ivan? Scusami. È un mio amico. Ah, ok. Ma amico sessuale o amico ci mancherebbe altro? A livello no. Cosa vuol dire? Amico sessuale o amico ci mancherebbe altro? Nel senso, amico normalissimo senza sessualità. Niente, non mi correte, fate voi. Allora, tu culo, metti la password nella stanza dei sub. Se me l'aprisse anche quello. Perché allora, che problemi sai, scusa. Quella proprio non l'apre proprio. Quello Zoro, ultimamente non gli funziona neanche il pen. No, mi sa che... Buddy ride perché l'ha provato quando va. Ride sotto i baffi che non hai. Guarda che l'abbiano già toc, ma no, avevano detto 31. Io non sono connesso a Steam. Non c'è da... No, come non sei connesso a Steam, Buddy? Cioè, su Steam ma io non ti ho su Steam. Il click sopra, ma non c'è più. Sì, c'è il click sopra. Amici, ho fatto un errore. E allora niente, la passo verrà messa... Grazie Domenico. Grazie Domenico, 29 mesi. Verrà messa sul gruppo SAP e su Discord. Amici, ma io rutto stasera, ho bevuto il finocchio. Guarda, la metto io su Discord, ho sbagliato. E io la metto nel gruppo SAP e la metto... adesso, dove cazzo sta il gruppo SAP? La mappa di stamattina... Per il golf, la pass... Eccolo qua. E ditela. Ah no, è vero, la dovete passare. No. Ok, io l'ho messo nel ma io la so, potrei fare i gaibi. Ci perdi tu, sprint, puoi mettere le postazioni giuste. Amici, io devo ruttare. Se rutto non è un problema stasera, no? Sì, a me dà fastidio. Di mettere custom. Il livello qual è che è? Il livello, metti quello nuovo. Ti dovrebbe esserci quello nuovo. Di Worms è questo qua. Buonasera, Tenshi. Peccato, volevo Samurai Vagabondo. Non era Samurai Vagabondo, Tenshi Samurai. Devi mettere Maxo shot per round 12. No, quello lascia tutto uguale. Metti Max solo 10. Le collisioni on. Ok. Le collisioni così venite a tra l'altro sarà un macello. Sì, shot mod, mettiamolo sì. Amici, lo sapete che stasera sono veramente profumato. Sbagliato. Uguale, che non mi fa connettere. Fa shape normale. No, adesso lo faccio tutto spesso. Adesso lascia tutto. Single. Amici, io mi devo tagliare i capelli. Quante palline blu vedo? Non lo so, Giorgia. Dipende dall'uomo che è davanti. Una azzurra, una blu, una viola. Darkman che viola perché ne sa pacchi lui, di pacchi. Comunque provate la mappa nuova adesso. Vediamo se è a posto. Verde, siete full, poi partire. Chi manca? Siamo per full. E terra de rosa. Davide Knight, che dona 2,89€ dice risotto. Risotto? Vuoi sapere la lore di questa parola? Una lore divertentissima. Praticamente una volta uno l'ha scritto su Rainbow Six, fin. Ma è bellissimo! Eh sì, è una lore abbastanza profonda. Sì. Siamo partiti? No, purtroppo eri lì che giocavi con le carte. Si sta partendo. Aspetta che c'è del tremolino. E voi non lo vedete. Il live non lo vedete che c'ho le webcam, però sta tremando Tremolinas. Questa è mappa Tremolinas, è uscita oggi. Era un calciatore Tremolinas. Perché scappi? È la mappa di bombe. Sì, la mappa di bombe. Io non mi ricordo i tasti. Ti faccio vedere la non mappa importa, di bombe. Non importa, Buddy, non se ne guardate Zuppa. Ciao Zuppa. Dov'è Zuppa? Allora, che lo uccido. Fai i fatti tuoi. Sono un saltatore di mondi. Sono Luca saltatore grazie di Bonnie. Mondi. Grazie Bonnie, ma non ha suonato Bonnie. Come Bonnie? Non è neanche uscito su Streetlabs, quindi c'ha problemi pure... Bonnie, vabbè. Grazie. Era un terzino del Siviglia, Pier. Non mi dai mai una cattiva notizia, tu. Cosa sto dicendo? Volevo dire... Frippo, stai zitto, parco. Questa non è custom, è proprio originale del coltello gioco. Di carne. Perché gli sviluppatori di Golf Witcher France sono gli stessi di Worms. Esatto. Che a noi ci vogliono tanto bene. È vero. Perché gli abbiamo fatto... Te mandato le mail privatamente dicendo... C'è una mina là, bisogna prenderla. Lo so, dipende. Ho sballato. Ma anche io! Mi spinge! Esteticamente è fighissimo. Come Buddy. Guarda, esatto. Il maestro in azione. Tra l'altro, essendo originale... Buddy, mi spingi dentro. Buddy! Mi dispiace. Ma bastardo, mi sa che è scritto non le ha messi, Moro. Però essendo originale si potevano mettere i poteri.
No, non li voglio i poteri. Ah, vabbè, basta. Ma ci dovrebbe essere già roba. Mark subito in testa. Non lo so. Beh, a me non mette i poteri dietro. Mago. Perché sto power up si. No, c'è uguale. Ah, non ho capito. Vabbè, ma che non so, non è che ma va bene così, va bene così, ragazzi. Ma magari ci sono particolari di Worms, eh? Allora, più schifo di tutti. Questa vabbè, sera abbiamo deciso di portare Budi per un motivo particolare. Perché tra poco ci sarà una ricorrenza. Sarà una ricorrenza. Una ricorrenza. Vado sarà così a caso. Il 30° anniversario del numero 30, mi dicevi, Budi, vero? Sì. E come hai preso questa notizia? Devo saltare. Ma che sta? Scusatemi, non ho capito. Ci sono bloccato. Ma dai, sono rimasto bloccato, sono rimasto. Allora, il numero 30. Sì, così fa scuotere. Sì, aspettate, basta che clicchi quando sei in aria, clicchi e voli. Ma dove devo andare? Ma non troppo, sto vedendo Marco che se lo fa troppo ti resetta. Ma c'è una parete invisibile. Ah sì, è vero, c'è una parete invisibile. E come scendo? È così. Lì, Marco, clicca. Così, ma non hai capito, Esprit, non hai capito cosa sta succedendo. Sotto c'è parete invisibile. Che clicco a fare? Volare, Marco. Ma non devo volare, devo scendere giù dopo. No, devi volare, devi scendere. Ma ti sto dicendo di volare, Marco. Ma devo andare lì? Probabilmente la buca non è quella. Ah, ma che storia, ma era un bait. Ah, è là sopra la buca, Marco. Era un bait. Quella sotto era la buca. L'ho vista. Guarda, dicevo che mi sono assicurato, ho capito benissimo cosa sto dicendo, guarda. Stai zitto, Esprit, che tanto non ti ascolta nessuno. Dicevi che oggi è l'anniversario del numero 30, no? Esattamente. Sì. E in contemporanea è anche la triste di partita del numero 29. E purtroppo, perché altro... è quello old. Esatto, esattamente. È una cosa un po' triste. E ti hanno chiamato appunto per fare questo discorso internazionale. E sarai davanti a tutte le nazioni. Esattamente. Io sono un grande esperto di numeri. Il più grande esperto, l'avete sentito? E tra l'altro, ci puoi, visto che siamo adesso così, ci stiamo pagando per questa intervista, puoi dare un'anteprima del discorso, almeno due righe? Allora, io non posso chiaramente del tutto, perché sai com'è. Poi... Sì, non lo so com'è, me lo spieghi? Puoi spiegarmelo? Sarebbe un po' complicato, eh. Come mai? Spiegarmi il discorso, anche perché è una cosa importante che, sai, se poi ve lo spoilero... Ho firmato delle cose, pago dei soldi. Ma anche noi ne abbiamo firmate altre, Budi, prego. Allora, niente, parte così. Ringrazio l'Academy e partiamo da i vari Pitagora che hanno studiato i numeri tempo fa. Pitagora era l'attaccante del Lecce, mi pare, no? Del 1700. Ma quello in quanto fatto? Proprio lui. Che erano lui e Babacar. E Blablacar. Per i passaggi. Infatti, campione nei passaggi. Blablacar. Lo sai chi diceva anche così, Budi? Rocco Siffredi. Era campione di passaggi anche lui. Famosissimo. Diceva che colpi incredibili. Voglio ringraziare i numeri. Tutti, sia mai questo razzismo. Okay. Dal primo all'ultimo. Sì. Ve li dico in ordine, partiva. Sembrava anche a me, in effetti. Come stiamo andando? Tutte queste botte sono obbligatorie. Non lo so, se Skyn che vorrei ucciderlo, sì. Ma poverino. Ma c'è il signor troppo forte. È armato, muori comunque. Tanto se dai 5 ulti. Esprit, sai che faresti bene a non parlare oggi? Dai zitto, Marco, sempre parlando di sopra. Sopra? Sei andato, Marco. È giusto, in realtà. Ah, che sì, beh, ribalzato a caso. Budi, queste parole io non le tollero. Aspio! Scusa. Un po' meglio, sì. Un po' garotto anche questo. Grazie, Jalex. Grazie mille. E allora cadiamo nel ben tornato per i tuoi. Grazie, Jalex. Basta fare il conto. Ci mancherebbe, Esprit, ti rompevo tutti i denti. Ma stai buono, Bullo. Bullo? Non so, Sandra Bullo, forse intendevo. Sandra Bullo. Solo che sapete che è un po' un difetto. Conosci Marco? Sì, è mia zia. Come sta? Come sta? Non lo so, mica abitiamo assieme, chiedilo a lei. Ma di chi è bastato? Chi è che me l'ha inculato? Ma io sono vivo! Ma va con culo, Esprit. Bastava. Guardate, sono stoto adesso. Ah, faccio Sandra Bullo. Il gioco si è buggato. Ma che morelli che mi hai toccato tu, cretino? Ma che l'hai tirato? C'è dritto il punto, scusa. Aiuto. Dimmi, Budi, hai bisogno? Sono andato di lato perché mi hai spinto tu, cretino. E io sono bloccato. Ah, vedi, te l'ho bloccato allora.
Eccolo qua. Vabbè, Budi, tanto basta, faccia di culo. Basta di che non vinci. Tu sei la faccia di culo. Bastardo. Vai, Budi. Dai, dai, tira tutto. Forte, tira forte. Ma non posso tirare. Vabbè, Budi è stato interrotto così. Come quando durante un coito entra una persona in camera. Guarda. Non desidera. Beh, ogni tanto ci piova, vedi? Durante un coito, però. A parte quanto tempo per respawnare? Sono diventato Claudio Lippi. Non rivisto alla prova del cuoco Claudio Lippi, incredibile. Beh, è sempre uguale, tra l'altro. Ma lui è quello di Popo Popo, no? È un po' invecchiato, però. Sì, Claudio Lippi è quello di Popo Popo. Era lui, no? Claudio Lippi. Famosissimo, non lo so, non ne sono sicuro. Come no, Moro? No, questo sono finito. Ma non lo so. Ma come mai io sono out of time, voi invece siete sempre... Come l'allenatore? Claudio Lippi. Claudio Lippi ha fatto l'allenatore? Sì. Può essere. Bravissimo. Sì, 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 è quello che ha vinto mondiale. Vedi, te lo pareva, che Budi lo sapeva. Quello che fischiava. E poi è... Sì, era un fischiavo. È famoso perché è fratello di Cippa Lippa. Sì, Cippa Lippa, pensate che era un pilota diventato famoso per essere un finto pilota. Infatti lui non era vero che era un pilota e ha fatto varie truffe, insomma, una storia complicata. Bellissima, una storia incredibile. Abbastanza carina, sì. Budi, invece oggi siamo qua per parlare di letteratura, non so se lo sapevi. Io sono grande esperto. Ah sì? Sì, sì, vabbè, allora, qual è l'ultimo libro che hai letto? E stavo per chiedergli la stessa cosa. L'ultimo libro di cioccolato. La fabbrica di cioccolato. Certo. È un libro? No? Letteratura. Ah, giuro. Sì, è un libro. La sapevi? Ma tu il sequel l'hai letto? Sì, quello del l'ascensore di cristallo, cos'è? No, come si chiama? Non era così. Sì, era l'ascensore di cristallo, no. A testa in giù tutti nudi. Era no, no, così. Si chiamava e alla fine non era di cioccolato il sequel. Ah, e alla fine non era di cioccolato. Sì. Purtroppo no. E di cosa era, Marco? Spoiler. Leggi il libro. Non è che siamo qua per spoilerare i nostri amministratori di condominio, ci mancherebbe. E che succede? Che è tutto sto casino? Che sbombazzante però qua. Io voglio la bomba banana però, Ho spinto avanti. Ormai ci sarà. Che bello sono Pierce. Entra, mi sta spingendo. Io tiro il caso, eccomi. Restate! Restate, per favore, restate. Porca miseria, mi avete spinto. Ma regola! Si levi! Alla fine si scopre che Willy Wonka non era un vero pilota, infatti era tutta... Anche lui era un... Sky, a me piacerebbe davvero scoprire come farti male. Mi piacerebbe tanto. Sì, ormai sì, è sempre il bullismo in questa Lenti Gol. Budi, sei arrivato anche tu, col tuo cappello da ingegner calma. Non calma! Ma Budi, ma tu, a parte giocare a quelle carte lì, cosa fai nella tua vita? Le carte? Sì. Nella mia vita? È Bulba Sarda! C'è Bulba Sour! La bomba sarda! Niente, gioco le carte. Ha fatto pure il suono. E basta? Ma tu ti riproduci? Mi ricordo, allora, il problema quando tu ti riproduci è trovare innanzitutto la persona che abbia voglia di riprodursi con te. Ma tu non eri tu hai una signorina. Sì, ho una signorina. Cioè non è che la schiavizzi, nel senso ce l'hai tu in casa, nel senso, ce l'hai nel senso la tua signorina, come diceva Neffa. Sì, una canzone. Sì, ancora non mi capacito come sia possibile. Ma perché? Ma in parte quello, in parte che... Vedi però queste carte, amici. Partecipare, dico. Esatto. Vedi, se voi collezionate queste carte, potete anche voi fare la move. Vedete? È una cosa che io consiglio a tutti, voi seguite Budi e un giorno forse potreste trovare Anche voi donna. Potreste avere un figlio, esatto. Ma perché in presenza di voi dovete sempre fare i maiali? Ma chi l'ha detto? Allora, come al solito non potrò leggere la tutta perché non si vede. Tuvalu, quarto stato più piccolo al mondo, riceve il 10% del suo PIL dai diritti dei siti web che utilizzano .tv come dominio, come Twitch.tv, infatti, è il dominio assegnato a... non leggo più, mi spiace. Ma davvero? Troppo, Vale, non... Dominio assegnato a Tuvalu, come Tuvalu. Un per l'Italia. E per usarlo devi pagare una quota allo Stato. Ah, quindi se comprate tutti i .tv... Skyne, mi piace ma ti censuro questa volta. Come? Non è da .tk, dicono, attenzione Vale, qua c'è cattiva informazione. Valentino, qua stiamo invecchiando, qua ci avviciniamo agli Enta. Allora? Vabbè, Lienza, tu ormai. Lienza, tu sei morto ormai. Budi, ma Budi... Budi lo sappiamo già che... Di che state parlando? Budi da 18, vero?
cominciamo a dire le cose serie. Moody, invece, parliamo di cose più cose serie. Visto che ci hai dato il permesso, anzi, esplodi, vai. Vai. Parliamo di cose un po' più intime, no? Oh, okay. Madonna. Cosa? Che ridi? Vai, vai, sono pronto. Adesso mi dici perché hai parliamo riso. Di dimensioni. Di no, cosa no, 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 qualcosa di più leggero. Ok. Ah, quindi non le dimensioni. Quindi vuoi dire che le mie dimensioni sono pesanti? Ma chi l'ha detto questa caccata in mano? No, assolutamente. No, 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 no. E che voglio chiedere un'altra cosa. Allora, ci dicevi, tra l'altro, tempo fa, che sì. Sei un esperto di... Ma chi risponde? Esperit, scusate? Non lo so, così a caso. Ah, vabbè, non lo so, magari ha praticato anche lui insieme a Budi, che ne sappiamo. Ci hai detto che sei un esperto di posizioni, giusto? Mm-hmm, sì. Ah, ci dici almeno tre posizioni che tu pratichi giornalmente, proprio. Poco fa, tra l'altro. Allora, c'è... Beh. Infatti doveva essere ospite anche la sua metà, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Sì, no, di non ce l'ha fatta proprio per la prestazione. Io sono esatto. un esperto campione mondiale di posizioni. Esatto. Non di posizioni di quelle che pensate voi zozze. Ah, ma allora posizioni. Che gusto... cioè, il portiere ha fatto il campionato mondiale di posizioni. E niente, è stata una competizione incredibile. Io ho vinto con una posizione pazzesca, io non sono in webcam, però avevo purtroppo. Tipo il braccio dietro la schiena, sì. Sguardo alto, su una gamba sola e il pene di fuori. Ma come? quindi perché dopo poi c'era l'altro campionato che era invece su quelle posizioni di cui parlavamo. Esattamente, solo che io ho bello, fatto, sono stato poi questa posizione come si chiama, Budi? Mm? Come si chiama la posizione? È la posizione del canguio nudo. Giustamente la tasca dentro la tasca c'era la sorpresa. Esatto, capisco. Bello, bro. Mi piacciono questi argomenti. Sono perché di solito no, facciamo sempre questi argomenti superficiali. Invece esatto, è bello andare a fondo in tutti i sensi. Budi, l'ultima volta che sei andato a fondo, per favore. Lo puoi dire, per favore? No, chiedevano in chat prima. Chiedevano in chat? Sì. L'ha proposto Bigo Lino. L'ha scritto in chat prima. Ha chiesto se per favore potevi dire l'ultima volta in cui hai espresso il tuo rispetto. Prego. Io comunque sono una persona qui. Sì? Grazie Simone. Cosa piace fare? Piace l'amore, io sono un grande amante dell'amore. Tu ami l'amore. Generale, esatto. Quindi sono romanticone. E quindi, esatto, e però sono illibato. Illibato. Oh, scusa, è una malattia terribile questa. Sì. Quando l'hai scoperto, Budi? Perché? Il dottore ha detto... Noi sono anche molto religioso, quindi non... Ok, non si abbiamo deciso di aspettare il matrimonio. Ah, ho capito. E il matrimonio quando avverrà, Budi? Non lo so, quando penso mai, non lo so. Magari quando guarda. No, perché lei non vuole. Decidi perché proprio. Lei non vuole fare cose con me. Mi ha detto di aspettare il matrimonio, ma... Budi, sono sinceramente dispiaciuto. Vabbè, cambiamo argomento. La situazione è tremenda. Cambiamo argomento immediatamente. Senza mai più guardare indietro, sarei lì. Allora, vai, proponete un argomento dalla chat. Promette... Ma che brutta idea, Marco. Perché? Esprit, tu sei un ragazzo fastidioso. Sono terzo. Oh. Ma come è possibile? Io faccio cagare. Anch'io. Io quanto sono? Vabbè, ma te si sarà meglio non guardare. Ma tu magari sei per un po' di scatole. Certo. Io di campione di Hot Twister, lo dice anche Wikipedia. È questo però io pensavo... Cioè... Anche lui è cosa non si doveva sapere. Cioè... Ma se lo dice Wikipedia... Come disse anche Rocco. Rocco Papaleo, no? Sì, Rocco Papaleo famoso per le sue dimensioni. Che cazzo è la buca qua? Ma non lo so. C'è un. Vorrei sapere se voi apprezzi i cappellacci alla zucca. È lì. Ma i cappellacci li fate a caso anche quelli dopo il matrimonio? Dici un po'. Allora, un attimo faccio buca, eh. Poi no, la pecora! Prima il piacere. Ma io sono bloccato. Non le piace la pecora, Budi. Abbiamo scoperto questo piccolo. Io sono Budi, insomma. Qual era la domanda? Adesso non me la dico. Ah, se ti piacciono i cappellacci con la zucca. La zucca, beh, sì. Beh, certo che mi piacciono i cappellacci con la zucca. Beh, non è scontato. Va eh? Bene, Pasquino. Se cioè, magari adesso fa, dipende dal supermercato. Su Halloween. Su Halloween, non su Steve. Su Halloween, sì. Budi invece... Ah, è vero! Aspetta, una domanda per Budi. Vai. Io non capisco queste risate sguaiate. Senza ma motivo. Riso, come ti vesti? Non ero Enzo Miccio, era nel senso ad Halloween. Come ti vesti? Ad Halloween? Sì. O ad allora... Come si dice da te?
Cosa? Halloween, come si dice? Halloween, come si dice? Halloween, Howlin, come dico? Mi vesto da fantasma erotico. Con un buco lì. È un fantasma con un buco lì. E come vedi? Come vedi? Vabbè, l'importante è sentire. Non pensavo stessi dicendo tutt'altro, Pudi. Vabbè, l'importante è... Siamo tranquilli. Quella non ti accorta. Quella è un'altra storia, ne parleremo nella live di Pudi sul matrimonio. Che farà domani, tra l'altro, mi fa. Qui sì. Ah! Esper ti risponde perché la sapeva, sta storia, a quanto pare. Sì, ma io sono rimasto al matrimonio. Ah, sì? Sì. Ma sì. Ho fatto passaggio incredibile. Ho fatto in due. Sempre consigli di Woody. Sei un prete, quindi. Altro Woody, cosa farai ad Halloween, quindi? Ad Halloween, io sono al comics, mica come voi. Lui è bloccato. Woody, il prossimo anno mi ospiti a casa, per favore. Va bene, dai. Vieni anche quest'anno, dico, cosa farai? Quest'anno non mi posso muovere, però, Woody. Perché? Che cos'hai, scusami? Non lo sapevi? Ah, ho le dita dei piedi, non posso venire. Ah, allora scusa. Purtroppo. No, ma io le ho tagliate. A differenza di Budi che viene spesso da quel che abbiamo capito. Non so se in compagnia o nei meandri della sua solitudine, come si diceva prima, ma noi non giudichiamo, noi siamo qua apposta per non giudicare, pensate un po'. Sì, siamo proprio qui apposta per non fare noi. Pensate, inizialmente non dovevamo fare neanche la live per non streamare. No, esatto. Sì. Ci pagano, noi siamo sempre in partnership con Mostia. Un'azienda di vini. Famosissimo. Ah, fa il pan col Mostio anche, mi pare. Sì, sì. Liezar, tra l'altro. Liezar, tu invece dici subito. Vai a te. Subito, proprio. Tranquillo. Come stai? Cosa che Ma scusa, hai fatto le domande peggiori della storia che a me. Adesso Lieta, come stai? Adesso voglio sapere come stai. Ma subito poi ce lo deve dire, non è che. Ma finito i tentativi. Benino, niente, è stata. Non so, sarei libato come Lieta, oggi hai fatto? Ma che droghe unico, è possibile togliere come Hai prodotto? Cosa? Chi ha prodotto? Cosa vuol dire chi? Non è che passiamo alla prossima domanda, Esprit. Tu hai prodotto invece? Ma cosa? Ma cosa hai messo gente? Rangati! Prodotto, sì, ho prodotto. Hai prodotto. Bisogna sempre per due. Una nuova stirpe, bisogna fatturare, sì. Quindi sul fiaschetto da c'è. Ma il fiaschetto contiene acqua. Ma non ho stirpe. Non bevo. Hanno fatto di sparare. Ma chi è quello che mi ha picchiato? Bastardo. Budi, tra l'altro, presenterai il tuo fumetto a Luca, mi pare, no? Sì. Come si chiama? Vogliamo ricordarlo. Tutti giù per terra. Col culo di fuori. Mi pare che era proprio. Io da te non devo avanti del. Giustamente da un fantasmino erotico come ci dovevamo aspettare. Sì, no, è un fumetto un po' così. Ma lo prendo Frank. Frank che sei vestito da lui. Sì. Grazie, Frank. Sarà vestito grazie, da. Frank. Pensate che Budi sarà vestito da fantasmino sporco. Esattamente. Sì. Aveva dei vestiti normali. Essendo erotico. Ah, perché tu di base sei un fantasmino, quindi senza bisogno di lenzuoli o. Com'è successa questa cosa? Vorrei sapere che calzini indossi. Io al momento non ho calzini. Ma come? Hai detto prima che c'avevi il calzino? Hai solo il calzino? Allora, Budi, se dobbiamo fare queste interviste false alla di pre, vai a casa tua, va bene? Vai a casa tua. Non so se almeno dei fantasmini. Quindi scusatemi, devo essere coerente con le risposte che do. Ma scusami, Budi, siamo qua a pettinare i capelli di Bisio, allora, perdonami. Dobbiamo assolutamente fare delle cose sensate, come si dice? Guarda, sono illibato ora. Sono senza ripudio, oserei dire. L'aveva detto prima, adesso li ha tolti. Ma li ha tolti, c'hai caldo forse, Budi, per quello? Eh sì, ho caldo. Ho tolto quel calzino. Non sa che a Luca c'è il tipo di sera. Un calzino di memento c'è. Wow. Inculato. Okay. C'è veramente tutto, se... Budi, tu hai mai giocato a Worms? Sì. Ma non col tuo di Worms, dico in generale. Dico il videogioco, la saga videoludica. Hai mai giocato? Eh sì, tantissimo. Io ci giocavo un botto perché avevamo tanti fratelli e quindi ci giocavamo... Quanti fratelli siete? Come tanti voi? Fratelli. Siamo quattro. Ah, mi dici i nomi di tutti quanti, per favore? Perché è un quiz. Che ridi? Questa era una domanda veramente normale.
I nomi dei tuoi fratellini, i tuoi dolci fratelli, e anche le tasse è possibile, grazie. E anche le tasse è possibilmente. No, Paolo, Marco e Giacomo. Paolo, Marco e Giacomo. E l'età di ognuno di loro? Lo più grande è uno più piccolo, l'ho detto. Esatto. Ma l'età, voglio sapere, cosa mi frega più grande, più piccolo? L'età, uno è dell'82, uno dell'86, uno del 90. Ah, sono lì per codice passarci. Fiscale invece? Codice fiscale è l'FB. Luke! Luke 994. Che ci dona 5,04€ e adesso farà una domanda. Farà una domanda. Posso chiedere la vostra benedizione per l'esame di contabilità di domani? Allora, ci chiede l'esame la benedizione per l'esame di contabilità. Non so se con Budi funziona, però, Sì, sì, ma non lo so. Marco, Budi è il mago, quindi funziona. Lui, scusa, non è quello dei numeri, Budi. Ma io ho visto. Sì. Ma perché mi sparisce la possibilità di tirare l'esame di contabilità? Cadi a fagiolo proprio. L'hai mangiati oggi, tra l'altro. No, 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 Marco. Sì. Budi, cosa hai mangiato oggi? A pranzo ho mangiato delle gustosissime lasagne. E a cena non ho ancora mangiato perché. Perché? Perché dovevo fare una cosa importante, tipo venire dai termosifoni. Ah, che grande. Ah, è veramente un caro ragazzo. Veramente un caro ragazzo. Pensate che lui è stato il primo ragazzo ad essere caro, eh? Cioè lui è stato il primo ragazzo su cui hanno messo effettivamente una valuta. Un'etichetta. Sì, 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 sì. C'è della scorreggia in giro. Oh, ma che bella storia. Bella cacata, voleva dire, l'ho sentito io, Budio. Ma qualcuno mi ha spinto. E da qua come si produce? Qualcuno mi ha spinto, ragazzi. Chi è stato? A perpetrar Milano. Dove cazzo devo andare? Qua si torna indietro. Ma non si connette. Devi imbalzare. Ah, ma guarda te che inculata sta mappa. Dove si va? Non saprei dove andare. Sopra. Sopra, sopra. Tra la mappa col trucco. No, non è vero. Dove si va? Sotto? Dove bisogna andare? Ah, giusto. È sotto. Non credo di Mark, in realtà. Non lo so, io sto facendo un giretto. E lì sotto c'era la bunker, l'hai vista? No. Io sono incastrato. Route of Stones, le mie buche, Valle. Potente, libretto. Io non ce la posso fare. Budi, Budi, ad Halloween cioè non è organizzato niente, non farai una cena con amici, con le cose di Halloween Budi, ma tu da mangiare. Ce li hai degli amici? Senti, però non toccare questi temi che un po' mi toccano. Perché eravamo entrati in intimità, pensavo di... No, nel senso che io gli amici ce li avevo un tempo, Ma alla fine me lo stai dicendo qui. E poi si è scordato di averli. Si è dimenticato, non si ricorda solo di me. Non si ricorda quali erano. Purtroppo ho fatto live. Ma chi sono io? Babbo Natale! Andy ti ha donato una sabba con letto umido. Ma dai, con letto umido. E poi ad Elpi, grazie mille. Lo sei sub, sei contento. Ma dai, mi ha fatto venerdì, grazie mille. Lo rifaremo ancora. Ben arrivati comunque. Tra l'altro, Budi è già diventato prestigio 6 a Call of Duty. Grazie, Antidad. Sì. Va patinato. Sarebbe anche a me. È grande, grande maestro lui. Ho fatto 14 comunque. 14. Stava andando bene. E invece purtroppo, Budi, ti devi accontentare di essere un poveraccio come noi. Sono comunque secondo, voi fate schifo però. Ah, Budi, però se devi offendere, noi non siamo qua per offenderti, mi pare di averti offeso. Io non faccio pagare, Budi. Addirittura mi sono interessato dei tuoi familiari. Ti ringrazio. Della tua dolce metà, cioè comunque mi sono... Questo bel gesto, cosa c'è? Io ho una cazzata, se ti può interessare. E com'è? E cos'è? Com'è? Sarà lui. La cazzata? Sì. Fa male. È una bella minchiata, in effetti. Come disse Rocco. Arrivo verso qui. Esattamente lui. Rocco Papale, tra l'altro, è diventato famoso per aver messo per terra. Oddio. Creosito. È difficile portare robe col VR e se no anche in 4, purtroppo. Cioè, come facciamo? Poi non sposto il cavo. A parte che ce l'ho solo io. A parte che non sposto il cavo per VR. Ma mi fa schifo una pozza di 4, è tosta. Anche a me fa un po' da vomitare. A me la PlayStation non è dispiaciuto, però non voglio mai giocare. Io l'ho detto che se il mondo del gaming diventerà col VR non giocherò mai più. L'ho detto, parole forti, lo so. Mamma mia. Parole forti, di nuovo molto forte. Però scusami, io ti ho visto utilizzarlo. Per il sesso, dici?
Guarda che non dovevi dire questi fatti nostri, comunque. Non dovevi dire queste anche perché qui siamo qui per te, non per noi. Non credevo, credevo fossimo te a noi. A Budi, mi dica tutto. Un no, non ce l'ho. Ma la bellissima Rampia. Grazie Rampia. Grazie. Grazie mille. Perché non vedo la chat per i subscribers? Perché l'hanno non fatta, esiste amici. Più. Ma proprio da Twitch, non so da l'hanno eliminata. Quindi adesso per sapere le password dovete entrare o nel gruppo dei sub o su Discord. Quanta cattiveria abbiamo. Significa dove morete? Nel gruppo dei sub. Andiamo su Mixer. Nel gruppo dei sub. Allora Budi, se mi dai 1 milione all'anno per tutta la mia vita finché non crepo, vengo su Mixer. Ma adesso hai cambiato bottiglia. Avevi fatto 14 comunque. In realtà dalla sport. Va bene. All'ultima bucca. A me basta anche 1 milione all'anno. E cosa ho detto io? Infatti quello. Posto così. A 1 milione solo una volta dici tu. Sì, una volta tanto. Una tanto mi basta. No, rimediamo. Questa è stata un'inculata, eh. Io non ti ho seguito, ma Pepper di legno. Come Pepper di legno? Amici, io devo ruttare, posso farlo ad alta voce? Certo, ma no, sono qui apposta. Dai, siamo in ecco, rutto libero, Marco. È vero, oggi sì. Oggi è la giornata della merda, Marco. L'ho fatto dentro di me. Ma quante domande creo? Ormai è diventato l'uomo delle domande lui. Come leggo in chat c'è una domanda di creo. Non lo so. Non l'ho provato bene. Guarda, io no. Vorrei sapere. Quante esplosioni. Poi devo cercarlo. Ma ti sei bloccato un po'. Io sono uno stronzo però, eh. E ho esplosioni. Ma fermo, come ti permetti? Tu scusami. Ma fermo. Ti fermo? Il merday oggi, eh sì. L'ho fatta. Aspetta, quindi, ho cambiato bottiglia senza avvisare, è veramente tremendo. Perché l'abbiamo già presentato, è una persona tremenda. Secondo me Greta Thunberg non è d'accordo, Esprit. Greta Toblerone non è d'accordo. Ma ho buttato via la bottiglia, Moretti. Sì, sì, ma... Questa è quella di riserva. Budi, tu la followi Greta Thunberg? Eh? Greta, tu la followi? Greta Toblerone. Greta Thunberg. Thunberg? Toblerone, vedete? Pierre. So che me l'hai chiesto. La mia preferita. Ah sì? Io ho cliccato il pulsantino, ma qui non funziona un cioè, cazzo. Tra tutte le influencer lei è la tua preferita. Hai fatto? Sì, complimenti. Sì, sì, sì. Ma mi piacciono le foto un po' così. Ma come? Piccolissimo! Ma è una ragazza piccolissima, ma cosa dici pure? Ma come? Ma scusami! È chiaramente ironico! Ma come? Scusami! Non è perché adesso è Tumblr, allora è tutto... No, cancellate schifo. Tutto, cancellate! No, no, questa rimane. Queste sono parole forti da Budi. Io... Ma come? Noi amici ci dissociamo da questa persona. Che tanto allora, non so se è minorenne, ma. Ragazzi, è faticosissimo fare live con te. Non si dice. Purtroppo domani partirà subito la denuncia. E vedi c'è gente che sa e mi batta, purtroppo. Budi, allora. In America 16 anni sei maggiorenne. Io non sono ancora entrato nella lista. No, era la ancora la sei fatta. No. Allora buttare la patente di merda. Non è il PC qua, è il maggiore, che comunque grazie a Delpoc a Sir Tristan e anche a Yokai. Ma Budi ha 16 anni, grazie quindi non vale. Esatto, siamo coetanei. Ho clippato e mandato a Mattarella. Addirittura. Budi, guarda che se ci fai chiudere tutto qua ci devi un sacco di soldi. Sì, tipo 33 euro a testa, Mamma mia, sono tanti, Esprit, in America 16 anni la patente, a 21 puoi bere alcol legalmente, perciò vale come maggiore età, ok. Ma lei non è americana, quindi... Non lo so, dov'è? Toblerone dove lo fanno? In Svezia? Non posso. No, Toblerone credo lo facciano in Italia. Toblerone lo fanno in Svezia. No, non è Italia. Beh, in Svezia, ferro, si sa che la maggiore età è a 12 anni. No, che mappa metto? È il Google. È di metterle, se non le scaricate, aspetta di mettere una di quelle basi. Aspetta che lo dichiarate. Base al sito web ilpost.it. Il Toblerone venne inventato a Berna, in Svizzera, dal cioccolatiere Theodor Tobler nel 1908. Theodor Tobler? Minchia. A Berna, che a proposito, sapevate voi che la Svizzera non ha una capitale ufficiale? Come mai? Ne ha tre. Perché rubi le notizie di Vale, però? È perché oggi mi ha rotto i coglioni con sta roba della Svizzera che non c'è una capitale
ufficiale. Ci ha anche raccontato di gente che tra il Belgio e l'Olanda ha preferito murare porte anziché far parte di cioè cambiare indirizzo da una parte o dall'altra. Che stai dicendo? E non c'eri tu quando hai detto questa notizia. No, c'era un uomo che aveva questa casa. Hai detto una notizia veramente a caso, l'hai detto però. È arrivato. Sì, l'ho detto a caso, adesso lo spiego. C'era quest'uomo che aveva la casa normale, la sua casetta, e ha sempre pensato di abitare in Belgio. Ha scoperto poi, quando hanno tirato il perimetro per bene delle situazioni, di essere in realtà, cioè che la sua porta, quindi dove c'era l'indirizzo, era in Olanda. Piuttosto che cambiare l'indirizzo e fare casino, ha murato la porta. Lo so, sto cercando. E ha fatto il rimuovere il sedere. Ah, ma dillo anche, cambi il nome della partita, però. È una tisola, ok. Non so, metto la password anche su Discord. Dovete capire, mi ha detto. Che sbaglio. Vai, entrate insieme a noi. La parola è risotto. La capitale della Svizzera è Berna. In realtà non è vero, a quanto pare. Non quella ufficiale, almeno. Vero? Dovrebbe essere Berna. Ecco. La capitale svizzera è solo Berna, abito a 40 minuti. Vedi, falsa informazione, Valentino. Colpa di Vale, se è vero. Perché... Quindi hai detto delle menzogne. Vale, sì, io no, che figurati. Io... Dov'è quella? Oggi almeno... troppi errori, Fai disinformazione, vai. No, di questo mi fido. Non l'ho detto io, no, io figurati, io sono stupido. Di questo io mi fido, però, invece. Secondo me mentono. La vera capitale Young Boys. No, invece hanno confermato quello prima che diceva Berti, era giusto, ma mi sa che effettivamente la capitale è Berna. Cosa c'è? Chi è Google Morelli, che è tutto lui? Ehi, Google! Qual è la capitale? Secondo la Costituzione non c'è una capitale, ma si dice che è Berna solo perché tutti gli edifici governativi federali sono... Berna è la capitale della Confederazione Elvetica e sede del Parlamento e del governo svizzero. E allora? Ma deficiente, quante coglione, me l'ha già detto lui. Scusa. Anche un soprano. Ma grazie, come soprano. Il culo soprano, si vede che fa delle trappole. C'è un posto? Capitale Berna, la capitale Berna. Cioè, cosa vuol dire? Uno scorreggia fa sempre tonalità uguale. Parti Espert, se no non ce la fate. Espert, devi sbrigare. Non ce la fate. Ma se manca una persona. Devi sbrigare, Espert. Ho sbagliato, perché non ho messo la foresta per lo stesso. Non avrà neanche cambiato. Ma hai messo quella base. Non le ha scaricate lui. Ci sono le condizioni o no? Sì, ci sono. Infatti mi stanno sballottando di qua e di là. E io aspetto. Bernardeschi infatti gioca pro la Juve perché questo... Purtroppo non so leggere. Sono qui. Sì, Vale. A quanto pare dicono che la capitale è Berna e non devi rompere i coglioni. Sì. Ecco. Ho fatto 4 tiri per stare. Ale. Stai scrivendo sul gruppo le sub. Il problema è che sennò non c'è tempo per finire la partita. Esatto. Dobbiamo lasciare la linea al gatto sul porno. Non mi tira. Non ti tira. Mi spiace. Non mi tira. Cazzate, dice Male, attenzione. Udi? Non ti. Neanche io Pasqua Industry. Mi sta dando problemi anche a me Steam. Non tira. Budi, qualcuno si sta tirando indietro qui, mi sa. Non tira. A Budi c'è di codardia. Budi, B.R. Sarà stata la dura affermazione di prima. L'ho fatta. Vabbè, c'è tanto lì. Allora faccio buco, guarda. Mark, mi date la vostra benedizione che domani ho la laurea? Ho bisogno di fortuna che non so... Allora, Fire, tranquillo che domani... Ma anche se non hai studiato, la passi, cioè... Ma vai lì, non dici niente, vabbè, la laurea, ma la laurea non... Marco, tu non sai cos'è la laurea. Fatto tutto, hai fatto. Vedi, per legge Berna, quindi non è la capitale. Berna è la capitale de facto, poiché vi si trova il Parlamento, ma non esiste nessuna legge svizzera che stabilisce per iscritto quale sia la capitale. Questa è la falsa informazione di Verti. No, non è vero. Infatti, guarda, questa persona... Questa persona peggio di Budi proprio, guarda. Ok, ma Budi è il miglior ragazzo che io abbia mai visto, ragazzi. Cosa? Budi è il miglior ragazzo che io abbia mai visto. Kain, come ha fatto? Esteticamente. No, anche, cioè, soprattutto esteticamente. Certo. Ma Skain come ha fatto entrare nella partita di prima? Io appunto come hai fatto entrare nella partita di prima? Ma era sub ieri. Ah, quindi era probabilmente ancora nel gruppo perché ti sbatte fuori dopo 3 giorni. Marco, quali sono le statistiche di Budi che ti fanno sapere, ti fanno dire che è un bel ragazzo? Me lo fa indurire, Spirit. Ah! Scusami. Poi mi ha visto anche come, diciamo... Ma glielo fai indurire. Ma adesso sei stato Oscar. Ma te l'aspettavi, Esprit? Non sei più sarà bagato Twitch. Ma è arrivato il tuo badge, è arrivato, Oscar. Non so. Nel messaggio di prima non c'era il badge. Infatti.
Beh, ma in tal caso anche Roma è capitale solo de facto, perché nella Costituzione non c'è scritto da nessuna parte il nome della capitale d'Italia. Però Parlamento, Governo e Presidenza della Repubblica sono lì. Sì, ma siamo Wikipedia o stiamo giocando a Golf? Può essere, fai. Ma veramente, diciamo, guarda, basta. Budi, ti ho appena fatto dei complimenti quasi pornografici. No, cerca di stare tranquillo. Allora, sempre quasi, comunque, toglierei. Chi è stato lo stronzo? Qualcosa. Ma solamente Esprit. Abbastanza sicuramente. Davanti a me. Io ho fatto schifo. Sono la capitale ultimo. Non è Napoli, purtroppo no, Jack. Perché c'è la pizza lì. L'avete visto la invece, capitale, ragazzi? A proposito di serie TV di culto. Cosa? Certo. E Romolo più Giuli. È una serie TV, è bellissima. Mai sentito. Ma Romolo più Giuli, cos'è? Esatto. Un, è un... Budi, tu sei... Ma esiste veramente. Ma è da giovani. È una serie TV, tipo una commedia. Ma è troppo. Grazie, da giovani. Ho visto, una puntata su Sky... Budi, e ho perso molta stima di te in questo momento. Ah, bellissimo. Ho perso molta stima di te in questo momento. Beh, ma tanto chi se ne frega, Budi. Ma tu è sempre a pizzicarmi il culo con le tue mani di ma me. Non sono pratico, Spirito, non è vero. Non sono pratico. Sporco, quindi, con le mani qualcuno di mi spinge, signor Stepan. Ma Budi, basta elemosinare. Allora, devi fare col tuo talento. Allora cosa fai, come i Looney Tunes che chiedono aiuto a Michael Jordan? No, li batti tu gli alieni col tuo talento, va bene, non chiami gente. Allora chiamiamo Tiger Woods. Anche nelle cose un po', diciamo, più intime. Capito? Niente, oggi è un po' ingrifato, purtroppo. È un po' ingrifato, Budi. Si vede che prima del matrimonio non può praticare determinate situazioni. Ah, vedi, vale. Parole sue, chiaramente. Ritorna con le sue informazioni. Poi c'è un'informazione sbagliata anche. Xavier Woods comunque è un lottatore di wrestling, sì. Beh, Fire, sono fantastico, lo dicono tutte le donne con cui sono stato, tutte e due. Che Roma ne capita? Non è vero, sono tre. Voglio un nome. Guarda, io. Che questa mappa è da merda, però, eh. Oggi siamo tutti termogiuristi. Cosa? Ora chiede aiuto a Tiger Woods, sì, perché Xavier va da. Morelli, porca puttana! Sottotitolo. Morelli. Io lo confermo, sono la terza, dice Fiore, vabbè. Ma c'è Nudi? Chi dice Nudi, c'è? Nudi tu? Nudi. Sta calmo, Rebbe, stai calmo. Ma c'è Nudi, sì. Sì. Ah, quindi va via, grazie. 666 spettatori, io ne vedo 677. Ah. Non li vedo, invece. Mettiti gli occhiali, brutto disgraziato. Tra l'altro è incredibile come abbiamo tutti i tipi di culo in chat. Cioè, culettino umido, culettino culo soprano, culettino sporco, culo soprano, culo duro. Quanto belli. Fatevi delle domande, ragazzi. Stasera mi è uscito fuori risposte. L'argomento del cibo perché Budi a dieta, ci sembrava corretto. Esatto. Infatti prima ho mangiato la lasagna. Tra l'altro la dieta da quando è che l'hai iniziata? Ma io inizio la dieta tutte le volte che finisco di mangiare e la finisco tutte le volte che ricomincio. Giusto. Ci stai, giusto? Perché non lo fanno tutti? Prima di cominciare a mangiare vuol dire che hai ordinato dei piatti healthy, no? Non mangi healthy? Mangio sempre healthy. Perché è cannibale? Chi è questo ragazzo? Uno streamer? Cosa? Non so, ma sarà passato a Mixer, non lo conosco. Non lo conosco neanche io, no. Però a quanto pare se l'è mangiato Budi, quindi a posto questo. Però puoi dire, ma è bannabile di Mixer, Bannabile. È vero, scusa. Ah, è bannabile di... Cosa è successo? È fatto un po' trick e track qua. È successo qualcosa di particolare. Prit e Prot, Zagallulla. Zagallulla. Ma parliamo di donne, amici. Perché potrebbe essere un problema grave quella cosa. Di se il limite dei 3 punti è 6.000, allora i 100.000 nessuno li raggiungerà mai. Beh, meglio così. Scusa, ragazzi, c'è un limite, a parte c'è un che scusa, non te li farebbe impostare, se sennò... Infatti. Ah, non c'è un limite. Io sono una donna, dice Chiara. No, vedi, no, ma dici un po' Chiara, come ci trovi? 18.000, Pierra, spendine un po', dai. No, Giorgia, anche di te non ci crediamo. Allora, Budi, senti una cosa, io ci credo. Ho visto. Allora, Budi, dici un po' i tuoi gusti in fatto, come si dice, in fatto situazionale a livello femminile. Situazionale? Che significa? Come situazionale? A livello femminile? Prestazione? Esatto, Chiara l'ha scritto di figa, diceva poco poco elegante. No, io sono felicemente fidanzato, quindi l'unica ragazza che può piacermi è la mia ragazza. Come sei romantico? Cosa vuol dire che può piacermi? Allora, però, adesso che abbiamo detto la adesso che l'abbiamo detto, lei è contenta, ha chiuso la live. Dici il tuo bello live. Adesso puoi dirci per davvero cosa
che ragazze frequenti? Cioè, no, non era questa la domanda. Che ragazze ti piacciono a livello anche del cinema? No? Un'idea, un prototipo di bellezza. Esprit ancora non ce l'ha fatta a dirci un prototipo di bellezza. Io ho detto qualcosa, ma che non mi ricordo cosa avevo detto. Però. E figurati. Poi, pensaci un attimo. Intanto ricordo. No, 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 mi piacciono vari. Scusami, come te ne piacciono varie? Dov'è Chicken, ragazzi? Mi chiamate Chicken, per favore. Ecco, adesso la chiamiamo. Avevo prima... Cosa ha detto? Le avevamo fatto chiudere la live. Ah, io la volevo richiamare per dirgli che sei un disgraziato. Moro, no, dimmi invece... A me piacciono innanzitutto quelle che sono sicuramente maggiorenni. È questo, è un quesito importantissimo. Ma siamo sicuri, Budi? Quindi Greta non ti piace. Partiamo da lì. No, in realtà non ci piace a noi, nel senso a livello e poi tipo comunque per me è importante conoscere le ragazze, quindi la conosci, dal punto di vista caratteriale, questa cosa è una cosa che dicono io tutti. Certo. Vero, anche perché se mi metto insieme, che ne so, a una ragazza bella, la da Dario, e poi scopro che è proprio lei, non lo so, mi è venuta in mente lei, non è neanche tra le mie preferite da a livello come prototipo di bellezza. Però magari poi scopro che è coprofaga. Coprofago di bellezza. Cos'è un coprofago di bellezza, Marco? No, coprofago di bellezza. È coprofaga lei. No! No, no, quello era Gianni Morandi. Era per dire, nel senso, se scopro queste cose fastidiose del carattere, giusto? Capito? Un pelo fastidioso. Giusto, Marco. Non so parlare, ma questo è un altro discorso. Voi aiutatemi con degli esempi, piuttosto. Voglio vedere come ne esci adesso, Marco. Come ne esco? Come non da coprofago, sicuramente. Mancherebbe altro. Tu, se fosse coprofago, però quanto pare la Dario coprofago, è un po' come Pippo di Baglio comunista. No, quindi, non sei tu coprografo, però è... vabbè, esatto, Chiaralla. Cioè, a te ti colpisce, non nel senso fisico, altrimenti sarebbe una violenza, ma... A livello estetico, un ragazzo in questo caso, o una ragazza, come vi pare a voi? Noi siamo aperti. Non nel senso... Sì, prego, se volete comprare qualcosa. Sì. Esatto, avevo gli orari qui, c'è destino. Il menus. Tutti i giorni dalle 11 a mezzogiorno e dalle 8 alle 9 noi siamo aperti. Comunque. E poi ci vuole di conoscerlo. Però in contempo, non so parlare, fa parte del carattere essere coprofago. No, non mi risulta. Bisogna anche che ti piace esteticamente, no? Perché altrimenti mi metto con un muro, no? Solo perché mi sta simpatico. Esatto, invece non funziona. Perché ti devi mettere con i muri, scusa? Era per dire, Moro, era per dire. Questo è razzismo. Per dire cosa? Era per dire che ci vuole anche l'aspetto fisico. Ma quindi, Marco, se tu trovi la ragazza più bella che... Perché apprezza i muri. A te piace un sacco, tantissimo, esteticamente. La butto via se mi fa schifo. Ma che cosa? Non la faresti? No, niente? No, zero. Perché tu sì, Esprit. Finché non mangia avanti a me, vabbè, dai. Fai veramente un po' ribrezzo, posso dire che sono venuti i brividini. Allora. Perché non lo so, Marco, va bene, poi te lo so. No, è vero, ma che discorso? Ma se non scrivere in cazzo, non lo so, è che esiste qualcosa di comunque, male. Comunque, tutto questo per dire cosa, Budi? Che, in fondo, chi ti piace? Ah, siamo tornati a me. Sì. Volevo farti una sorpresa. Volevo farti una sorpresa, volevo arrivare così... No, sicuramente, allora... Sicuramente non le coprofaghe. Le coprofaghe, no. Ma che partiamo da lì. Partiamo da lì. E ma non ho dei canoni, comunque, ben precisi. Come mai? No, vabbè, ma una ragazza che ti piace, un'attrice. Però sei Esprit. Dici un po'. Approfondisci. Vabbè, io non apriti con noi. Perché io devo aprirmi con voi? Già, poi, insomma... Perché no? Noi siamo aperti. Comunque già più noi siamo volte, aperti. Cosa, scusami? Eh? Che olinone che ho fatto? Io no. Io faccio B. B. Più. Quasi olinone. Per me Esprit vanno bene tutte, basta che respirino. Anche secondo me. L'ha detto lui, eh. L'ha detto lui. Una occhio non vede, dente non sbatte. Comunque... Va detto che è molto più importante il carattere dell'aspetto fisico. Vabbè, certo. Questo funziona tantissimo. Allora, secondo me tra i due comunque deve essere più importante una persona a modo piuttosto che una bellezza. Per quanto, ripeto, ci vuole l'occhio che lavora sulle situazioni, ma bisogna, importantissimo, fare... Poi, comunque sia, noi siamo fantastici, vero Budi?
Sì, questo concordo. Non so cosa ho detto. Quindi, noi diciamo un 55-45? Sì? Su cosa? Sì. Aspetto sì, fisico e carattere. Ma chi è il primo? 55? No, il carattere è 55. Ah, ok. Aspetto fisico, comunque. Ah, un 60 si può fare. 60-40. Sì, ma Esper, tu abbiamo detto che ti fidanzi anche con le caprette. Poi dipende se è alla lunga. Non è al contrario, Esper. Se per Esper è un 80-20 sull'aspetto fisico, però. Presto, Morelli. Adesso l'hai detto, è coprofago, ma bellissimo. Ma non è il carattere coprofago. È un detto prima, fa parte... terribile, però non è carattere. Esatto, l'occhio vuole sempre la sua parte, ma io preferisco una meno bella, ma con un bel carattere. Sono d'accordo. È vero, è vero. Esatto. Poi dipende chiaramente che reazione vuoi. Anche perché da vecchi siamo tutti grinzosi. Quindi. Davvero? Io voglio vedere come fai a fare l'amore con un burrito. Però stile rughe, potete cosa fare. Grazie Gianni. Io ho usato l'app quella del telefono per vedermi vecchio e... Non so. Secondo me potrei diventare un piccolo Richard Gere, Perché no, Marco? Prego. Non è vero, comunque. Aspetta, ho fatto anche io quella cosa lì. Io volevo fare un vecchio. Era un uomo imbarazzante. Io avevo una foto di Moro da vecchio, dice Korn. Cosa facevi con quella foto? Non ho capito la domanda, anche perché è andata via. Quella evidenziata. Potete leggermela, per favore? E dov'è, scusa? Aspetta. Purtroppo non c'è più, Marco. Non c'è? Non c'è più? No, c'è. Purtroppo è andata, perché? Marco. Sì. È andata via. Come Mary? Speriamo non l'abbiano vista piangere, almeno. L'importante è che non diventi il titolo di Richard Gere. No, assolutamente. La bellezza è relativa, se è un carattere di lo sanno tutti, è vero. Beh, ma Budi, tra l'altro... ma magari hai un carattere di merda solo con gli altri. Ma è con te, per essere il migliore del mondo. Vabbè, esatto. Ma comunque è brutto lo stesso, cioè. Ah, perché che te ne frega. Capito. Ma infatti io voglio... Non puoi giocare in relazione anche con gli altri. Ci becchi con gli altri, no. Quindi se adesso i tre caprette gli fanno ciao, le confonde con delle avance. Sì. Ma no! E ho citato i gemelli diversi, sì. Ma io ho l'album Fuego, comunque. Piccola parente. Bravo. Piccola parente. Ma Tiamat, non piccola è colpa parente, nostra, sì. Io non vedo nessun messaggio di Tiamat, dopo zero. E non li ho... È andato via, poi, il messaggio. No, Tiamat è proprio sparito. È scomparso. L'ho visto che l'hai scritto. Che tempo di leggerlo è scomparso. Non so perché non sia stato noi. Riscrivilo intanto, che almeno lo leggiamo. No, senza risprecare altri 1000 punti. Sì, infatti, riscrive. Se è bella, ragazzi, i nazi femminista... Ragazzi, il buco, state attenti che poi perdete, no. Poi vinco, Ma che dici? Non è possibile. Non è possibile. È impossibile. Esper, ti chiedono se inchiappetti le caprette, ma no, ragazzi, non è vero. No. Non più. Marco, sono stronzo. In testa. Perché? E t'ho sbattuto. Ma io ero già dentro. Ma te... Va bene. Io non lo vedo, Skyne. Non è che io lo vedo, quello di io. Esprit non è sardo. Ma basta con questa storia che i sardi con le caprette... Ma i sardi, infatti... Esattamente... cavalcano i cavalli con il formaggio. Sono... bellissime, donne, innanzitutto. Ora che un sacco... Veramente, le sarde... Esprit è sardo, io non sono figlio. Uomo sposato, da uomo sposato vi posso confermare che dopo il matrimonio cambiano. Quindi non vi affezionate troppo al carattere, ma dai. Qui c'è l'esperienza. Qui c'è l'esperienza. Però, di conseguenza, cambiano anche l'aspetto del matrimonio, però. Allora, io ho una frase che dico sempre. Io ho una frase che dico sempre, che non bisogna mai darsi per scontati. Cosa intendo con questa frase qui? Basta non darsi. Anche, perché è una soluzione, Moro, assolutamente. Ma quello che dico io è che se tu stai con una persona... devi fare sempre di tutto, anche esteticamente, secondo me, per piacergli, per fare poi chiaramente ti piaci sempre, ti piaci sempre. No, ma infatti, se tu vuoi mangiare diventare un ciccione, ti piaci sempre. Perché voglio fare, scusa. Ma lo puoi fare, però quello che dico io è che comunque, secondo me, mantenersi in forma, provare a rimanere in forma sempre, per farti piacere, farsi piacere, è una cosa fondamentale. Ah, sì. O almeno devi provare a farlo. Se non lo fai, poi ti ami lo stesso, non è che non ti ami perché più. Perché se una persona gli piacciono, gli piace come sono. Infatti ho detto che va bene uguale. Però secondo me è più carino. Nel senso, mi piace che mi trovi sempre attraente. E se trovi la ragazza che gli fa schifo in forma? Cambia, no, secondo me no. Ma è una ragazza che bisogna cambiare, anche io sono d'accordo. No, secondo me no.
cioè, bisogna dipende cambiare... cosa. Perché non troverai dipende mai cosa. Nessuno. No, cosa cosa. Intendi bisogna... l'aspetto fisico in un conto. Ma a parte che anche a livello caratteriale, anche a livello caratteriale, smussarti. Ma non è vero, ma vuol dire sforzarsi. Ma non è sforzarti, devi sforzare. Sì, ma dipende cosa. Ma state calmi. Ma allora, se tu ti modifichi un pochettino per migliorare, un pochettino è un conto. Vabbè, non è che devi. Cioè, se sei un mafioso spacciatore, no, capito, criminale, devi diventare. Adesso esagerato, però. Io dicevo smussarsi per. Ma. Smussarsi, nel senso. Non posso. Vabbè, Esper, ma tanto tu sei terribile sempre, quindi a noi che ci frega, voglio dire. Ma perché la mia palla no, è proprio una testa di cazzo. Marco, rifatti le tette. Ficchi una scatola e ti appestando di botte. Anche Chelsea. Non so, è impazzito. Tranquillo, è impazzito completamente. Come dicevamo, Ogni due secondi mi insulti. Hanno detto che mi devo rifare le tette. Io le tette non me le rifaccio. Ho risposto, avete capito? No, discorso. Ma mi faccio un giro. Però in una relazione. Avevo letto, ti amate, ma ti stia migliorando. È questo che intendeva, infatti, Michael. Con le tette saresti completo, Marco. Mi faccio i pettorali. In una relazione si sta a cambiare carattere, smussare un po' se c'è quale. Anche smussare, perché okay. appena ti conosci, non è che sai, se una ti dice mi fai schifo, cambia, persona. Ti dico vai da un altro. Esatto. Quello conto. Ma quello c'è lì, molte cose che succedono. È ovvio. Smussi i caratteri, sono molte cose che succedono. Sono... Perché quello lì vuol dire... Tipo un capire, ti sporco la faccia. Quello lì vuol dire che è già sbagliato l'inizio della relazione, non è che... Non so cosa sta succedendo a Vertian, infatti. Io vedo un... Budi, tu cosa ne pensi di questo argomento? Vai. Io sono d'accordo con Espey. Tipo, Budi, tu cosa hai cambiato del tuo carattere? Con la tua generale, cosa hai cambiato del tuo... Ci sarà qualche aspetto del tuo carattere che hai smussato? Beh, no, qualcosa per forza, ma è normale. In una relazione succede sempre. Sì, esatto, è quello che dicevo. Bisogna venirsi incontro. Chiaralla, guarda che banale. È una cosa che succede, esatto, poi non so se... Ne avete tu ancora coscienza, ma io quando io vai sono a cambiato... convivere, quando vai a convivere, che... esatto, no, perché se no i problemi vengono fuori di più. Con la Ramonza ci sto ormai da 2 anni e mezzo quasi, e da quando stiamo insieme, cioè, cambiato un sacco, in peggio. Pensate che Moro è ingrassato, proprio apposta per sì. Pensate, ha fatto anche la doccia, ha fatto. Anche io. Complimenti. Per un punto rispetto a lui. Bravo. Allora... io direi di finire questo argomento perché mi piace molto. Allora, guarda, passiamo alla visuale delle webcam direttamente. Diciamo allora, viva l'amore. Quindi parlavamo del fatto di smussarsi. Smussarsi non vuol dire cambiare per forza, per no, cambiare totalmente. Ma appunto, cambiare perché... totalmente è sbagliato perché altrimenti anche perché non potete il discorso è questo: se due si mettono assieme e si piacciono, sì. E si mettono insieme, cioè non c'è bisogno di cambiare totalmente perché vuol dire che allora di chi cazzo ti sei innamorato dall'inizio. Dal momento, in cui non ti va bene totalmente il compagno con cui stai, vuol dire che hai sbagliato dall'inizio. E Budi, tra l'altro, è fidanzato da 26 anni, lo saprà. A parte gli scherzi, comunque è fidanzato da una vita, convive, quindi insomma saprà. Ingrassare è normale quando si sta bene. Sono d'accordo con questa cosa. Sì, ormai hai risposto. Se lo dico io che mi sto Non lo so, l'ho detto alla Ramonza, l'ho bellamente ignorata. Vai! Ma comunque, vabbè, ci sta a venirsi incontro, come dicevamo prima. Facciamo un esempio. Questo modo che vorrei ignorare la Ramonza è una roba che dovrebbe smussare. Ad esempio. Ma io no, non è vero. Cos'è che hai smussato? Guarda che tra moglie e marito non si mette il dito, perché magari ho usato il temperino. Ma ci metto... per la mia mattina, voglio mettere, no, io non voglio fare gesti. No, no. Di carne la mattina, non voglio intromettere. Quindi, comunque, Marco, dicevi? Io dicevo, cosa ho detto? No, dicevo prima che è vero che quando stai bene ingrassi, e se lo dico io, che comunque mi sono professato ultimamente come quello che stare in forma è bello, è sano, eccetera, eccetera, è perché effettivamente così ci sta ogni tanto che c'è il periodo che vuoi mangiare qualcosina in più, perché magari sei bene, sei rilassato. Mi è successo in questo periodo che purtroppo non sono potuto andare in palestra tanto tempo, ho ripreso oggi, ho fatto una settimana in palestra, che mi è pesata comunque un casino, però volevo mangiare un po' di più, fare un po' i fatti miei, e l'ho fatto. Se una persona mi dovesse dire, tu devi stare sempre con l'addominale scolpito, i muscoli duri, tutto, io direi, allora vai da... Ma a me piace mangiare, che cazzo me ne frega. Bello, zio Morale, è buono. Certo che buono. Tanto, non c'entra niente, ma oggi, dopo pranzo, mi sono messo così e ho dormito.
Questa è la serie. Cosa c'entrava con tutto? Ah, Moro, non questo modello. Moro, tra l'altro, confermi che sei nudo sotto, Moro? Certo, l'ho copertina apposta. Ah, infatti, immaginavo. Esatto, se una ragazza mi vuole fisicato, non è la ragazza che fa per me. Fine, ci sta. Un ragionamento che... Alla fine, come dicevamo prima, se ti vuole cambiare completamente, è perché non ti ama. No, se ti vuole, vuole un'altra persona, quindi andrà una cazzata dall'inizio. Andasse da un'altra persona, se vi vuole. È come se mi abbono a Netflix per guardarmi Scrubs. E no, ho sbagliato, devo fare Amazon Prime. Approfondiremo questa cosa nella mia live di domani pomeriggio e parleremo di Archimede, di tradimenti e di intrighi. Allora, noi ringraziamo Budilicius perché si è riconfermato il miglior giocatore di quelle carte lì che fa lui d'Italia. Passatelo a trovare se avete voglia di spararvi. E noi, a parte gli scherzi, passate da Budi, lasciategli un followino. Che è un bravo ragazzo. Vale, mi fai uno shout-out? Fate uno shout-out. Ma che rispetto da me? Ma dimmelo bene. Perché io ho una serie bellissima da Budi, tu ce l'hai? E io la serie... La mia è bellissima. Quella di legno ce l'ha lui, c'ha quella di legno. Infatti... Uno sponsor per delle sedie non lo chiediamo. Ragazzi, chiediamo. Dai. Ma effettivamente. Dopo faccio una richiesta. Bravo, la vuoi. E andate da Gatto e chiedetegli: vale. Gatto, tu ti cambieresti per amore? Le mutande. Cosa vi risponde? Reale. Magari sì, magari si. Questi vestiti? Non so. Addosso. Ma può essere, non lo so. Non vogliamo entrare nella coprofagia. Tu cambieresti per amore? Ma calmiamoci insieme. Amici, andate da Gatto. Domani sera con FIFA e domani mattina con Dying Light per davvero questa esatto, volta. Stavolta finalmente giochiamo per davvero. Sì, vabbè, ciao. Ciao. Vabbè, ciao. Adesso fuori di qua. Vabbè, ciao.